Mi prenderò cura di Gino. Hai ucciso Gino. Dai una degna sepoltura. C'è qualcosa qui sotto. Si vede qualcosa? Mangiala lì, vedremo cosa fa. Oh mio Dio. Oh, guarda quanta polvere. Del nastro da registrazione. Inizio. Della cera. Della cera? Sì, sì, è proprio sigillata. Cos'è questa? C'è scritto privato. Noi dovremmo cercare di capire chi è questa persona e darle al proprietario o comunque alle persone a lui care. Ma che? Eric, che stai facendo? Eric, attento! No, non volevo farti cadere. No, 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 non stavo facendo niente. Niente, proprio niente. Cos'è quella? Niente. Cos'è? Eric! Ti ho visto, eri su una sedia, vicino alla lampadina, con una lettera in mano, la lettera misteriosa! Oh, no, 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 ti sbagli, non è nessuna lettera misteriosa! Eric, prendila, non la rovinare! Non è nessuna lettera! E poi, che cosa pensi? Non stavo mica cercando di leggere il contenuto attraverso la luce, no! Eric! Ma che strani piedi e scogiti pur di leggere quel contenuto! Tu non me lo fai aprire e in qualche modo devo fare. Poi lo sai che io sono molto curioso. Ma togliti, fammi prendere quella lettera! Lasciamela! Vai via! Lasciamela! Spostati, fammela prendere! Cosa è qua da vedere? Ciao ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E chi siamo? Dillo, chi siamo? Dillo! Insieme! Insieme, sì, insieme! D'insieme! 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 Posala, mettila giù, posala. Ah, uffa però. Fermiamoci un attimo. Se non sapete di cosa stiamo parlando e se non sapete cosa sia quella lettera, è perché non avete visto gli ultimi video e io vi consiglio di andarli a vedere. Comunque, Eric, qualche giorno fa, ha trovato nel nostro giardino una valigetta sotterrata molto, molto misteriosa. Ci avete detto di aprirla. Ebbene, dentro c'erano delle cose strane. Tante lettere, tanti oggetti privati, personali, insomma, è una capsula del tempo. Dominique, io voto per aprire le cose personali ed avere più indizi. Eric, tu vuoi aprirle soltanto perché sei curioso? Beh, potrebbe essere anche per questo, ma che c'è di male? No, Eric, anche stavolta i d'insiemini hanno dato il loro consiglio. Dobbiamo cercare questa persona, il proprietario di questi ricordi o qualcuno a lui caro. Trovarlo e ridargli i suoi ricordi. Assolutamente. Questo faremo, soltanto che ancora dobbiamo capire come. Ed è proprio per questo che siamo qui oggi. Questa sera noi oggi siamo qui per studiare, per riflettere, ragionare, controllare tutti gli indizi che abbiamo, in modo da trovare una pista e poi partire alla ricerca. Vedrai, Eric, ce la faremo, dobbiamo solo capire come. Ma tu sei proprio sicura che si tratta di una capsula del tempo? Beh, sicuro. Che altro potrebbe essere? Non può essere altrimenti. Beh, però secondo me se guardiamo nelle cose personali è meglio per tutti, anche per loro. Così troviamo subito di chi sono le cose. No, Eric, non sarebbe corretto, non sarebbe corretto nei loro confronti, lo capisci? Ma che dici? Alla fine loro avranno la loro scatola. Dominique, la pallina. Dominique, che c'è? Niente, niente. Mi sembrava di aver visto qualcosa. Dominique, ci sono 200 gatti qui, basta. Comunque, no, non spingeremo nelle cose. Non lo faremo. Ma alla fine anche per loro, perché fai così? Non sarebbe giusto, devono aprirle loro. Ah, alla fine le apriremo, lo sai. Io lo so che cosa serve per trovare questa persona, Dominique. Che cosa? Pare uno spuntino, così da rimettermi in forza e pensare meglio. Pare Nutella è la risposta a tutto. No, ma dai, Eric, su via, è sera, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo sbrigarci. Dominique, non è per niente perdere tempo. Anzi, fa parte del piano e ti mostro anche come fare il panaffette con la Nutella. Mi mostri come fare? Sì, o almeno come lo fa Eric. Guarda, si passa un bello strato di Nutella sulla prima fetta. Poi si prende quattro quintali. Dominique, il giusto. Si prende l'altra fetta e si riempie con la Nutella. Dominique, sono qui. Devi riprendere questo perché è una ricetta. Che stavi riprendendo, scusa? Ti sembra che sono invisibile? Hai già fatto questo scherzo e mi è bastato. No, 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 scusa. L'altra fetta si riempie per bene. Dai, Eric, mangialo, va bene, non ci interessa sapere come lo mangi. Vedrai, Dominique, tra poco diventerò più operativo di prima. Che cosa è
stato, Eric? C'è? Che è stato? Hai sentito quel rumore? L'ho sentito, sì. Veniva dalla porta. E quindi? Eric, c'è stato del rumore lì nella porta d'ingresso. Vai a vedere, vai. Vai, vai. Sì, 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 l'ho sentito il rumore, ma che devo vedere? Il rumore non si vede, si sente, quindi mi è bastato. Ma vai a controllare, vai se c'è qualcuno, che facciamo? Vai a vedere. Qualcuno in una casa dove siamo soli. Appunto, una casa col giardino. Vai a vedere. Vai, vai, su, via, dai, vai. Siamo a casa. Ma che fa? Sei un ladro, scappa. Scusami un attimo. Dimmi pure che vuoi chiedere se c'è qualcuno e sperare che ti risponda. Se sente la mia voce, scappa. Dai, su, via, va a vedere, dai. Apri. Attento, sono pericoloso. Apri. Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, ma niente c'è. Non c'è niente? Penso di no. Niente, niente, è sicuro? Controlla, vai più là, vai! Vai, controlla! Controlla! Sono muscoloso! Stai attento! Pensa di fargli paura. Eric. Che c'è? Sicuro non c'è nessuno, vero? Per favore, mi stai mettendo ansia stasera. E poco fa hai visto qualcosa. E ora il rumore. Ma non l'ho mica fatto io il rumore! Io che ne so. Boh, sarà stato un gatto. Un mammut. Un che? Vabbè Eric, entriamo. Non mi sembra ci sia nulla. Vedi, anche qua c'è stato un rumore. Rumore? Un gatto forse. Eric, entriamo, dai. Va bene così. Speriamo bene. Un po' d'ansia stasera. Non so, è come se mi sentissi osservata. Io per sicurezza questo qui lo carico. Ma dai Eric, non dire stupidaggini, è un giocattolo. Dominique, fa paura, è questo quello che conta. Il ladro comunque non lo sa, mica si vede. Eric, chi ha detto che c'è un ladro qui dentro? Dominique, è un'ipotesi. Non si è mai troppo sicuri. Beh, facciamo una cosa. Diamo un'occhiata per bene, ok? Controlliamo tutte le stanze, tutto il giardino, tutto. E poi siamo tranquilli, ok? Sì, ma io mi porto questo. Ok, andiamo a controllare. Va avanti tu però, come sempre. Vai, vai. Come sempre. Hai quello, vai. Qui dentro chi ci deve essere? Beh, qui era chiuso, giusto? Controlla se ci sono finestre aperte, ti prego. Oh mio Dio, un po' d'ansia. In realtà, in questa casa ho sempre un po' d'ansia la notte. E come vedete, non sono l'unica. Tranquillo, sono io. Sei un po' spaventato, vero? No, assolutamente. Sei tu quella che mi ha detto di controllare. Fammi controllare in pace, però. Giusto, andiamo. A posto, non c'è nessuno. Eric, dobbiamo controllare fuori. Anche fuori? Sì, soprattutto fuori. Andiamo. Fermati un attimo, ma se mai ci fosse qualcuno, cosa fai? Beh, senza alcun dubbio scappo. Bene, ora sì che mi sento sicura, andiamo. Vai, vai. Dominique, ma sempre avanti, io devo andare. Vai, vai, non ti lamentare, vai. Ciao. Fai silenzio, fai silenzio. Qui è tutto in ordine. Controlla bene, Eric. Mamma mia, che ansia! Ah! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Un gatto. Oh mio Dio, Eric, un infarto! Controlla. Ma non c'è nessuno, qui l'abbiamo controllato, cioè. Sicuro? Sì, dall'altra parte già l'abbiamo controllato e qui non c'è nessuno. Nei cespugli, nelle piante. Guardiamo? Sicuro? 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 Sì! Ah, ok. Effettivamente sembra non esserci nessuno. Sì, sarà stato un gatto. Va bene, rientriamo. C'è Fredino qua fuori. Ok, basta Eric. Scusami. Il problema sono io, non so perché oggi sono così preoccupata. Che poi inutilmente. Il rumore di poco fa sarà stato sicuramente un gatto. Ce ne sono tanti esimi qui. Dominique? Che c'è? C'è qualcuno lì qua! Lì, Dominique, lì! No, qualcuno! Qualcuno! Lei non uscire, aspetta! Esci, guarda! Guarda. Come c'era qualcuno? Che senso c'era qualcuno, Eric? Davvero, c'era qualcuno lì, ti giuro. No, aspetta, Eric, non può essere. Dici sul serio, c'era davvero qualcuno? Mi stai mettendo? No, Dominique, ti prego, credimi, c'era veramente qualcuno. Io l'ho visto, è passato da lì, è andato lì sotto. Ma non è possibile, non ti stai approfittando del fatto che io ho paura, giusto? Dominique, ma che dici? Non lo vedi che ho paura anche io? Da lì è andato lì. Qui, nel nostro giardino. Sì, qui sotto, era qui. Mentre tu parlavi, lui era qui, nascosto, l'ho visto. Era qui! No, fermati, vieni qui! È scappato e è ancora qui! No, non lo so, aspetta, vieni! Vieni, ho paura, qualcosa! Vieni, ho paura! Non può essere, come fai ad essere nel nostro giardino? Ma io che ne so, Dominique, come ha fatto ad entrare? Eric, vieni qui, potrebbe ancora essere qui? Non so... Che facciamo? Dominique, ce ne andiamo! Andiamocene! Prendiamo la macchina e scappiamo, lasciamo la casa, via per sempre, non torniamo mai più! Come, lasciamo la casa? Sì, Dominique, non si può rischiare! Ma di che parli?
lì, non puoi andartene e abbandonare la casa solo perché credi di aver visto qualcuno. Ma credo cosa? C'era qualcuno, l'ho anche ripreso in telecamera, voi l'avete visto? Voi l'avete visto? Andiamo. Eric, non puoi, non puoi andartene. Ma calmati, tu sei incosciente, dobbiamo andarcene. Eric, calmati, calmati. Che c'è? Che c'è? Perché in così qualche cosa? Sto controllando, sto controllando. Allora hai visto che c'è qualcuno? Perché controlli se non c'è nessuno? Eric, non c'è nessuno, non c'è nessuno, calmati, calmati. Dominic, prendiamo le chiavi, facciamo qualcosa, andiamo. Eric, vieni. Arriviamo lì in fondo e vediamo se c'è qualcuno, ok? Vediamo se il cancello è chiuso oppure se è aperto da qualcuno. Eric, vieni qua, Eric! Vuoi farmi andare da sola? Vieni. Vieni! Va bene, no. E comunque, se c'era qualcuno con tutta questa confusione, già era scappato. Che c'è? Dominic, piano però, devi andare. Controlliamo. Eric, non c'è nessuno, è impossibile che ci sia qualcuno in casa nostra. Dominic, io l'ho visto. Senti, Dominic. È un uccello, Eric. È un uccellino sull'albero. Di notte. Pure i cani hanno visto qualcosa e abbaiano. Abbaiano sempre. Non è vero. Eric, qui non c'è nulla. Dai, ti sarei fatto impressionare, come me. No, io ho visto, tu sei pazza, io no. Ecco, è chiuso il cancello, visto? È chiuso, come può essere entrato qualcuno? È chiuso, tranquillo. Ah, basta, Eric, non c'è nessuno, possiamo anche tornarcene dentro. Guarda qua. Che c'è? Guarda, questa è una sigaretta. Come una sigaretta? E quindi, Eric? Come quindi, Dominic? Io fumo? No! Tu fumi? No! E allora chi è che ha fumato una sigaretta qui, Dominic? È entrato qualcuno! No, Eric, no, dai, magari è volata! È volata, una sigaretta! Non vola così tanto! E poi siamo distanti, molto distanti dalla strada! Una sigaretta fumata, oh mio Dio. Qui ce l'ha messa qualcuno la sigaretta, qui qualcuno si è fumato la sigaretta. Dominic, qualcuno ha fumato in casa nostra. E il problema non è quello, è che qualcuno è entrato in casa nostra. Ok, questa cosa è strana. Eric, vieni qui. Sì. Ora noi torniamo in casa, chiudiamo tutto, ok? Va bene, Dominic. Andiamo, chiudiamo tutto, proprio tutto. Vieni, Eric, ti prego. Sì. Vieni. Andiamo. One eternity later. Ok, ragazzi. Sicuro, Dominic, vero? Sì, Eric, sicuro. Dovete sapere che è passato un bel po' di tempo e in questo frattempo abbiamo controllato e ricontrollato tipo 3 volte l'intera casa e a posto, siamo da soli. Sì, effettivamente sì, ma non lo eravamo poco fa. Ed è molto strana questa cosa che è successa questa sera. Beh, effettivamente. In questi giorni prima troviamo una valigetta sottoterra, poi qualcuno ci spia. E se fossero collegate le cose? Che senso? Sì, Dominic... Non lo so però. Fateci sapere voi che cosa ne pensate. Stavolta scriveteci nei commenti qualche idea, qualche suggerimento o qualche vostro parere. Noi ovviamente staremo attenti da domani. Comunque, lasciate tantissimi like se vi è piaciuto anche questo video, anche se è strano. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Beatrice Fiore, Greta Di Sero, Ismaele Carrieri, Martina Manganello e Roberta. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti voi. Ciao belli, siete proprio belli. Ci vediamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.